Signore e signori, buonasera. Un fine settimana scoppiettante per lo sport pugliese e per lo sport sanseverese in particolare, anche se quello più locale ha registrato una sola vittoria e due sconfitte per le maggiori formazioni sportive di calcio e pallacanestro di Sansevero, con la sola vittoria della cestistica nel campionato di divisione nazionale B di pallacanestro, le sconfitte per il Sansevero Calcio nel campionato di Serie D e per la nuova Alius nel campionato di Serie C regionale, rispettivamente per calcio e pallacanestro. Andiamo per ordine, andiamo ad analizzare prima che cosa è successo nel campionato di Serie D nel girone H, che ha visto celebrarsi la 15ª giornata del campionato con 3 vittorie, tanti pareggi, ovviamente con il riposo del Taranto per effetto della radiazione del Nardò. Ha vinto il Manfredonia con una rete nei confronti del Gladiator, 1-0 per il Manfredonia nei confronti del Gladiator. Ha vinto la Gelbison sul campo di Vico Equense con la formazione di Real Vico, 3-1 il risultato finale. Poi tutti i pareggi, oltre ovviamente alla vittoria della Turris nei confronti del Sansevero per 2-0 nel match disputato a Torre del Greco, partita che vi trasmetteremo al termine di questo appuntamento con Tutto Sport. I risultati in generale, con i pareggi di Bisceglie in casa con la Puteolana, un Bisceglie rimaneggiato per effetto di una serie di risoluzioni contrattuali che ci sono state in settimana, soprattutto all'indomani della sconfitta che il Bisceglie ha subito per mano del Sansevero sul campo neutro di Lucera. Ne ha approfittato la Puteolana, che ha strappato un punto importante. Pareggio per 1-1 in una delle partite più importanti del turno, quello tra Brindisi e Francavilla sul Sinni, con il Brindisi che impatta per la seconda volta consecutiva in un appuntamento casalingo dopo quello di domenica scorsa con la Turris. 1-1 il risultato finale per la formazione brindisina, che evidentemente è sempre più attardata rispetto alle zone altissime della classifica. Mariano Keller e Grottaglie pareggiano per 1-1, un punto importante per il Grottaglie sul campo di San Giorgio a Cremano, dove non è bastato un Eurogol di Mazzeo. 0-0 in casa tra Marcianise e Monopoli, Marcianise che rallenta in classifica, Monopoli che costringe la capolista sul proprio campo al risultato pari a reti inviolate. E quindi dicevamo, la sconfitta del Sansevero sul campo di Torre del Greco, una sconfitta che ha visto praticamente il momento decisivo della partita al quinto minuto del secondo tempo, quando uno dei due neoacquisti della società giallogranata, Eloasni, il giocatore italo-marocchino prelevato dall'Arzanese, formazione di Serie C che ha perso domenica sul campo dello Zaccaria per mano del Foggia di mister Padalino. Ebbene, Eloasni è entrato in area, è stato atterrato dal portiere Liccardo della Turris. Tutti si aspettavano il fischio arbitrale per l'assegnazione della massima punizione e dell'espulsione del portiere di Torre del Greco. Anche il pubblico locale, a dire il vero, si aspettava una decisione del genere, decisione unanime, condivisa anche in tribuna stampa. Fatto sta che l'arbitro ha decretato il cartellino giallo per il giocatore sanseverese, invertendo completamente la decisione che ai più sembrava più normale. Secondo cartellino giallo per il giocatore sanseverese, che ha dovuto abbandonare il campo nella partita di esordio con la formazione giallo-granata. Dopo 10 minuti la Moxedano è andato a sé
segno per l'1-0 a favore della formazione di Torre del Greco. Sansevero che con mister Danilo Ruffini ha cambiato assetto tattico, sbilanciandosi verso la porta della squadra avversaria nel tentativo di strappare il pareggio, un pareggio che sarebbe stato più giusto secondo quando si è visto sul terreno di gioco del sintetico di Torre del Greco. E quando vedrete tra qualche minuto dai nostri teleschermi, ovviamente ennesima partita del Sansevero Calcio che trasmettiamo in differita, in esclusiva, a contarle è la 17esima, 15esima di campionato più le due di Coppa Italia, esclusiva 99 TV Teleradio San Severo. Al 45esimo del secondo tempo poi c'è stato il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Sibilli per un intervento considerato falloso da parte della difesa sanseverese nei confronti di Lakaeb, il giocatore marocchino appena tesserato dalla formazione di Torre del Greco. Sconfitta immeritata, ennesima sconfitta immeritata per la formazione di mister Danilo Ruffini, che ha amareggiato, lo abbiamo avuto ai nostri microfoni proprio al termine della partita. Mister Danilo Ruffini, una sconfitta con tante recriminazioni? Ma sì, diciamo che a priori non avrei pensato, naturalmente avrei sperato in una buona prestazione, però non avrei pensato di poter tenere il campo contro questa Turris. 14 uscite, insomma, 12 uscite più due infortunati dalla prima squadra, tutti giocatori importanti, mettere su una formazione inedita, nel vero senso della parola, con una difesa con un nuovo innesto, un centrocampo del tutto nuovo con due centrali di centrocampo under che non hanno mai giocato insieme, due esterni, Selvaggio e Florio, che in alternanza avevano giocato ma mai insieme, e un tandem d'attacco inedito con Cesario e Bruno, diciamo, El Wazzini davanti. La squadra ha sofferto naturalmente, ma non più di tanto, diciamo sul possesso palla, però alla fine ha tenuto bene il campo. Abbiamo chiuso il primo tempo sullo 0-0, poi abbiamo subito l'1-0 su un'ingenuità e poi siamo rimasti in 10 con un'occasione che è da rivedere, ma io penso di essere sicuro, perché secondo me c'era fallo da rigore del portiere su El Wazzini, e invece non solo non abbiamo avuto il rigore a favore, abbiamo avuto pure l'espulsione di El Wazzini per doppia ammonizione. Quindi siamo rimasti in 10 contro questa Turris in quelle condizioni, abbiamo provato a rimetterla in corsa, ho variato un po' il modulo cercando di essere un po' offensivo, però senza sbilanciarmi troppo, sono passato una difesa a 3, abbiamo creato qualcosa, abbiamo fatto qualche occasione, però poi alla fine al 92esimo penso abbiamo subito un rigore che diciamo evitabilissimo, che però non cambia comunque la prestazione, almeno sul piano dell'impegno e della tattica della squadra. È normale che poi a livello di qualità e tutto il resto non posso essere contento, anche perché è una squadra incompleta, perché oltre ho detto a quelli che sono andati via, oggi mancavano pure Della Ventura infortunato, Ladogan infortunato, quindi aggiungiamo pure che è andato via Di Matera, Simonetti, Galetti, Ganci, Ancona, Musca, insomma è una squadra del tutto nuova, quindi mettiamo un punto, facciamo un applauso ai ragazzi, abbiamo fatto esordire anche oggi dei nuovi under, in panchina avevo solo under ma della juniores addirittura, e quindi diciamo prendiamola come una giornata positiva che ha fatto fare esperienza a qualche giovane. Quando ha influito la direzione della terna arbitrale? Appunto facevi riferimento al rigore non concesso, probabilmente un po' troppo generoso il rigore concesso alla Turris. Ma di solito non parlo di queste cose, però è evidente che quell'episodio ha condizionato tutta la partita. Poi lasciamo stare, in generale non è stato secondo me un arbitraggio all'altezza della situazione, non mi piace, non voglio dire a senso unico, però sicuramente non è stato un arbitraggio a favore nostro, e in più quell'episodio è stato determinante. Da domani si riprende a lavorare in vista di un altro impegno difficile in casa con il Brindisi? Sì, nella speranza di poter completare la squadra per quelle che sono in questo momento le lacune proprio a livello individuale, prepariamo questa partita difficile contro il Brindisi, ma siamo fiduciosi e avere una settimana in più di lavoro ci potrà soltanto far migliorare. Grazie a voi studio.
San Severo che resta sempre impelagata nelle zone bassissime della classifica e al penultimo posto insieme a Gladiator con un punto di vantaggio sul Grottaglie, anche se un po' di situazioni devono ancora essere sistemate sia per partite la cui omologazione non è stata ancora sciolta la riserva del giudice sportivo per qualche ricorso che è ancora pendente, sia per qualche partita che deve essere ancora recuperata tra quelle non disputate 8 giorni addietro per effetto della eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia in generale, sull'Italia meridionale in particolare. La classifica vede sempre al primo posto Marcianise con 28 punti, una media di 2 punti per partita, con 33 reti nella formazione più prolifica in attacco, mentre con 12 reti è preceduta dal Matera che ne ha subite soltanto 10. Matera che è al secondo posto in classifica, deve recuperare una partita ed è attardata rispetto al Marcianise di 5 lunghezze. Brindisi che ne ha conquistati 23 di punti sul campo, ma è a quota 22 per un punto di penalizzazione ed è stata raggiunta addirittura, pensate un po', da Manfredonia insieme a Taranto e Turris, 4 formazioni appaiate al terzo posto in classifica. Manfredonia che nonostante un ambiente piuttosto tutt'altro che tranquillo, tant'è che la settimana scorsa la società aveva deciso addirittura il silenzio stampa dei propri tesserati rispetto alla possibilità di rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa, erano autorizzati a parlare soltanto i dirigenti della società sipontina. Manfredonia che si ritrova da neopromossa addirittura al terzo posto in classifica, Manfredonia che ha fatto valere il fattore campo in maniera predominante in questa stagione, compresa la vittoria di domenica sul proprio campo con il Gladiator. 21 punti per Francavilla Insigni e Monopoli, 19 punti per Mariano Keller, 18 per Real Vico, Gelbison con 17 punti all'attivo, Puttoliana 15, 14 per Biceglie, 13 per il Real Metapontino, 12 dicevamo per San Severo e Gladiator, 11 per Grottaglie che chiude la graduatoria, ma ovviamente graduatoria che è monca della presenza del Nardò, formazione che è stata già radiata e che quindi occupa una delle due retrocessioni dirette del campionato di Serie D in eccellenza. Al termine della stagione regolare ci sarà un'altra retrocessione diretta, quella dell'ultima in classifica, mentre le altre 4 squadre che precederanno la formazione fanalino di coda disputeranno i play-out, da cui verranno fuori le altre 2 squadre che torneranno, che retrocederanno nel campionato di eccellenza. San Severo che a Torre del Greco ha potuto schierare i 2 nuovi acquisti annunciati nelle ore precedenti praticamente l'inizio dell'incontro, e che ancora qualche giorno prima aveva annunciato di aver messo sotto contratto il nuovo direttore sportivo Antonio Governucci, un Antonio Governucci che a Torre del Greco era praticamente di casa, lui che è originario di Napoli e che ha frequentato tantissimo i campi del napoletano, e un Antonio Governucci che abbiamo avuto ai nostri microfoni, con cui abbiamo parlato della partita e dei programmi della società per questa seconda parte della stagione. Antonio Governucci, nuovo direttore sportivo del San Severo Calcio, esordio con sconfitta ma prestazione sicuramente da salvare del San Severo. Ma direi esordio diciamo surreale, però io ho esordito col Bisceglie anche se non ero al campo, io avevo firmato venerdì contro venerdì e quindi domenica abbiamo fatto la vittoria, oggi c'è stata la prima sconfitta stagionale mia personale, ma io premio i ragazzi perché hanno fatto una gara importante, una gara degna di onorare questa maglia del San Severo, e mi dispiace perché ci sono stati degli episodi che hanno penalizzato la squadra. La Turris è un'ottima squadra, una squadra importante, non ha bisogno di favoritismi, quindi sono solo dispiaciuto per questi errori che ci hanno penalizzato, e società come le nostre piccole realtà che devono salvarsi hanno queste difficoltà proprio per queste grosse blasonate. Dispiace, ripeto, però ci rimboccheremo le maniche da martedì e cercheremo di fare il meglio per cercare di portare la vittoria a casa.
Ecco, non parliamo degli arbitri, parliamo magari degli assenti, perché comunque le assenze di Dell'Aventura, l'assenza di La Dogana sicuramente hanno pesato sulla partita, anche le assenze di giocatori che stanno per essere tesserati nella prossima settimana. Ma io premerei un'ottima prova di nuovi Mario Follara e delle Wazni, oltre a tutti i calciatori che hanno fatto, ripeto, una prova importante. I prossimi stiamo vedendo alcune operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. Ma ripeto, le assenze di La Dogana e di Dell'Aventura sono assenze importantissime. Magari oggi avessimo avuto questi due calciatori, la partita sarebbe stata diversamente. La cosa che a me dispiace tanto, ripeto, è il modo in cui, come abbiamo perso. Quindi sono fiducioso, non deluderemo i tifosi, la piazza, la città. Per quello che dobbiamo fare, cercheremo di portare avanti una difficile salvezza, ma abbiamo l'obbligo, il morale e il dovere di riuscirci. A volte potrebbe essere esagerato pensare a un pareggio quando si perde per 2-0, ma magari in questa occasione il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Credo che ai punti meritava la Turris di vincere, però a tratti forse il pareggio poteva essere giusto, perché noi abbiamo avuto qualche occasione, poi siamo rimasti in 10, i ragazzi hanno giocato comunque a testa alta e ci siamo fatti valere nonostante l'espulsione di Elo Watney. Meritavamo anche, ripeto, a tratti il pareggio, ma la sconfitta per 2-0 non la meritavamo di sicuro. Quindi non sono tanto felice anche per la designazione, vedere poi due guardaline di della sezione di Caserta. Non voglio dire niente, però il San Severo Calcio, nella persona di Dino Marino, merita grande rispetto. Noi dobbiamo onorare, ripeto, questa maglia, questa piazza, e meritiamo rispetto dalla federazione. Noi dobbiamo salvarci, già abbiamo tanti handicap a partire dal campo sportivo e non c'è bisogno di avere alcuni favoritismi, perché il calcio è bello per questo. La lealtà sportiva è la prima cosa, e quindi oggi non ho visto tanta lealtà sportiva da parte di chi sta nei piani alti del palazzo. Grazie Governucci, linea allo studio. San Severo che domenica prossima sarà impegnato, come avete sentito, a Brindisi, con il Brindisi, scusate, a Lucera, il campo neutro di Lucera, ancora ad ospitare le partite casalinghe della formazione sanseverese, dove si spera di recuperare gli infortunati La Dogana e Dell'Aventura, dove si spera di poter utilizzare qualche altro giocatore in più che in queste ore dovrebbe essere tesserato dalla società sanseverese. Quindi appuntamento sul campo domenica prossima alle ore 14:30 al comunale di Lucera. Lasciamo il calcio, giriamo pagina e parliamo di pallacanestro, dove domenica si è consumata la decima giornata del campionato di divisione nazionale B targata ad Ecco, con tutte vittorie casalinghe. Hanno vinto tutte le formazioni impegnate davanti al pubblico amico. Ha riposato il Molfetta di coach Gesmundo per effetto del ritiro alla vigilia del campionato del CUS Messina. Ha vinto la Cestistica in casa con Venafro per 87-64, hanno vinto anche le due battistrada Scafati con Maddaloni per 84-61, ha vinto anche Agropoli sul Lanciano per 95-72, Bernalda ha regolato il Monteroni per 67-62, il Francavilla in casa nel derby con il Martina per 74-62, prima vittoria di campionato del Taranto, che ha sconfitto addirittura il Biceglie. Biceglie che non ha disputato la partita casalinga di 8 giorni fa con il San Severo, in programma al Pala Dolmen, rinviata al 9 gennaio alle ore 21 per effetto della concomitante convocazione in nazionale di un giocatore per parte di Andrea Storchi, il capitano dell'Ambrosia Biceglie, e di Jacopo Pozzi, giocatore alla forte della Cestistica San Severo. Partita quindi, giornata particolare, con tutte le vittorie casalinghe, con il fattore campo che evidentemente è stato rispettato. Una sola novità, una sola
partita, un solo risultato non prevedibile alla vigilia è quella maturata al Palamazzola di Taranto, quella che ha visto la vittoria dei tarantini nei confronti del Bisceglie. La classifica al termine della 10ª giornata di campionato, con gran parte delle formazioni che per un motivo o per l'altro hanno già osservato un turno di riposo, e quindi classifica che comincia ad essere probante rispetto a quella che è la prima parte della stagione. Primo posto in classifica per Scafati e Agropoli, entrambe le formazioni che hanno vinto 8 delle 9 partite disputate, quindi con un record di 8-1. Scafati che ha perso sul campo del Bernalda, Agropoli che ha perso sul campo del Venafro, quel Venafro che è stato sconfitto proprio domenica al Pala Castellana dalla Cestistica San Severo, partita che vi trasmetteremo martedì con inizio alle ore 20:30 la telecronaca di Leo Conenno. San Severo che invece ne ha subite 2 di sconfitte, ne ha disputate 9 di partite, pur non avendo ancora riposato per il bonus, così diciamo tra virgolette, del CUS Messina, ma non ha giocato una partita, quella che deve recuperare con il Bisceglie, quindi 9 partite disputate anche per la formazione sanseverese, che però ne ha perse 2, e le ha perse proprio con le formazioni che la precedono in classifica, con Agropoli e Scafati, quindi 14 punti per la formazione sanseverese. Francavilla, Lanciano e Cestistica Bernalda sono a 12 punti, con quest'ultima che non ha ancora riposato e che dovrà riposare in queste prossime 3 giornate del girone di andata. Bisceglie con 8 punti, ma è l'unica formazione che è stata ferma 2 volte, ha osservato il turno di riposo per l'impegno con il CUS Messina e ha osservato il turno di riposo per la partita rinviata con la Cestistica San Severo. San Michele Maddaloni 8 punti, 6 punti per Martina e Venafro, 4 punti per Molfetta, 2 per Monteroni e Taranto. Taranto alla prima vittoria stagionale, unica formazione che non ha ancora riposato insieme alla Cestistica Bernardo, unica formazione della zona bassa della classifica. Partita della Cestistica San Severo che evidentemente non era, secondo le previsioni della vigilia, in dubbio per il risultato finale, con la formazione sanseverese che è accreditata di un maggior tasso tecnico rispetto alla promossa Farmacia Sardella Venafro. San Severo che ha visto l'opposizione soltanto degli ospiti soltanto nella prima frazione chiusa con parziali altissimi, poi il Venafro si è sciolta sotto i colpi della formazione sanseverese, che pur accusando qualche problema di carattere fisico con qualche giocatore, lo stesso Jacopo Pozzi che è partito per la convocazione nazionale con un problema alla caviglia e non ha ancora risolto completamente la situazione, Cecchetti anche alle prese con problemi fisici, San Severo che nonostante questi problemi fisici comunque non ha avuto problemi a regolare la formazione avversaria. Cestistica San Severo che si conferma nelle zone altissime della classifica, soli 2 punti di distacco dalle 2 battistrada, ma che non perde la speranza evidentemente di agganciarle al primo posto. La Cestistica da qui al termine del girone di andata dovrà disputare altre 3 partite, 2 sono quelle ufficiali per le prossime giornate, 11ª giornata l'impegno sul campo del San Michele Maddaloni, poi c'è il turno di riposo per l'ultima giornata del girone di andata, ancora un impegno esterno per gli uomini di coach Galetti, formazione sanseverese che andrà a giocare sul campo di Lanciano, formazione sanseverese che avrà un lungo lasso di riposo tra festività natalizie e lo stop per l'assenza del CUS Messina, praticamente domenica prossima gioca l'ultima partita dell'anno 2013, poi il prossimo impegno sarà il 5 gennaio, il 9 poi il recupero con l'Ambrosia Bisceglie, festività natalizie che ovviamente
ovviamente non saranno utilizzate tutte per festeggiare il Santo Natale, ma Coach Galetti, lo staff tecnico e lo staff sanitario approfitteranno per mettere in sesto i giocatori che hanno qualche problema fisico e per crescere la tenuta atletica della squadra in vista di un girone di ritorno, quello fondamentale, quello che decide poi le sorti del campionato. Ricordiamo quindi il match che trasmetteremo martedì alle ore 20:30. Restiamo sempre nella pallacanestro, scendiamo invece nel campionato di Serie C regionale, dove sono impegnate tutte le formazioni pugliesi. Qui il fattore campo è saltato al 50%, 4 vittorie casalinghe e 4 le vittorie esterne, con la sorpresa che è stata quella della affermazione dell'Adria Bari sul campo della Diamond Foggia, una vittoria maturata al fotofinish finish 75-76, il risultato finale a favore dei baresi. Fuori casa ha vinto anche il Barletta, ma questa vittoria era facilmente preventivabile sul campo del fanalino di coda Olmor Lecce, 92-73 il risultato finale. Ancora una vittoria esterna, ancora una vittoria in assoluto, la 12ª consecutiva su altrettante partite disputate fino ad ora per la Castellano Udas Cerignola, che ha sbancato il campo dell'Invicta Brindisi 100-89 il risultato finale per la formazione ofantina che ha giocato fuori casa e vinto, mentre l'altra squadra cerignolana che ha giocato in casa ha perso per mano della Murgia Sant'Eramo. L'Olimpica Cerignola si è vista superare nel palazzetto della propria città per 75-77, anche qui partita maturata nelle battute finali del match. Hanno vinto in casa la Cestistica Ostuni per 73-61, ha vinto in casa la Webin Manfredonia nella partita più equilibrata della 12ª giornata di campionato, con il Basket Fasano 83-78 il risultato finale. Ha vinto in casa anche l'Angiuli Bari sulla Poseidone Brindisi, anche qui risultato ampiamente preventivabile alla vigilia, 77-53 il risultato finale a favore della formazione barese. Purtroppo ha vinto in casa, purtroppo lo diciamo per le sorti della formazione biancoverde della nuova Alius San Severo, ha vinto in casa la Valentino Basket Castellaneta 93-76 il risultato finale, con la formazione di Nicolas Panizza che ha ceduto al confronto della formazione di Castellaneta, una partita che alla vigilia poteva essere considerata tra quelle abbordabili da poter vincere fuori casa in un ipotetico tabellino di marcia che spesso fanno gli allenatori o i dirigenti di squadre all'inizio delle varie competizioni. Scusate, invece la formazione di Nicolas Panizza ha ceduto di schianto 93-76, non di poco il divario, una sconfitta che deve far riflettere soprattutto coach Panizza per valutare che cosa non ha funzionato, per evitare che possa ripetersi evidentemente per il futuro. Deve far riflettere evidentemente anche la dirigenza per valutare se c'è qualche problema per il quale correre subito ai ripari, per evitare che si possano ripetere queste situazioni imprevedibili. Non era in ottime condizioni fisiche Cameron McFrail, guardia della nuova Alius, prelevato un mesetto fa poco meno dalla società biancoverde, un problema alle caviglie. Evidentemente ha utilizzato delle calzature per le quali non era abituato, società che è corsa ai ripari per procurargli delle situazioni per sistemare meglio le caviglie e quindi per non correre in guai di carattere fisico. Fatto sta che evidentemente McFrey non è riuscito comunque a dare il suo consueto apporto alla sua squadra. 93-76, ripetiamo il risultato finale, quello maturato sul campo del
del Castellaneta per, a favore della formazione casalinga, che è arrivata a maturare la quarta vittoria stagionale. Classifica che vede sempre al primo posto, ormai quasi inattaccabile, la Castellano Udas Cerignola con 12 punti, con che ha sfondato la soglia dei 100 punti all'attivo, dei 1000 punti in stagione, l'unica formazione ad aver sfondato già il muro dei 1000 punti. È seguita e tallonata la formazione cerignolana dalla Cestistica Ostuni, che ha perso una sola partita, quella in cui è uscita sconfitta per mano della Diamond Foggia nelle prime battute del campionato, partita disputata al Pala Russo di Foggia. Più attardate, Diamond Foggia appunto con 18 punti e Adria Pallacanestro Bari, appunto le due formazioni a 18 punti in classifica, con 16 la Cestistica Barletta, un trio a 14 punti composto da Fasano, Cerignola e Invicta Brindisi, le altre due formazioni foggiane che sono appaiate a quota 12 punti, Webin Manfredonia che ha raggiunto proprio la nuova Alius, 10 punti per la Virtus Ruvo di Puglia, 8 per Castellaneta, 6 per Murgia Santeramo e 0 punti per le tre squadre che non hanno ancora festeggiato una vittoria in questa stagione, vale a dire Giuli Bari, Olmor Lecce e Poseidone Brindisi. Siamo praticamente in chiusura, il consueto riepilogo con la sconfitta nel calcio per il San Severo maturata sul campo di Torre del Greco, dove i tifosi corallini hanno bissato i festeggiamenti della festa patronale con con la vittoria della propria squadra del cuore, partita che andrà in onda tra qualche minuto. La vittoria della Cestistica San Severo nel campionato di divisione nazionale B di pallacanestro con la differita in esclusiva che vi trasmetteremo domani sera alle ore 20:30 e la sconfitta sul campo di Castellaneta della nuova Alius Pallacanestro San Severo. Per noi è davvero tutto, grazie per la gentile attenzione, buon sport a tutti.